E buongiorno mondo, finalmente in bicicletta. Stiamo andando in Piazza Paietta per la 48esima Vercelli che pedala. E forse ci sono dei nostri colleghi di pedalata là davanti. La sim carica, pronta con la sua super bici. E Caffè? semaforo rosso. Caffè prima? Ok. La Vercelli che pedala è un evento ciclistico vercellese non competitivo, perché è proprio una passeggiata tra le risaie vercellesi proprio nel mese di giugno, quando sono completamente allagate, il periodo durante il quale Vercelli viene chiamata il mare a quadretti. L'evento purtroppo ha perso un po' la sua natura goliardica, perché i primi anni, quando ero bambino io, vedevi gente presentarsi con bici stravaganti, autocostruite a forma di pub, ad esempio con le panche, lo spillatore. E negli ultimi anni c'è solo un po' la presenza classica, normale dei ciclisti. È un po' di anni che non partecipo, l'ultimo anno sono venuto col gruppo del bike polo. Il bello della Vercelli che pedala è sempre stato il fatto che unisce qualsiasi tipo di ciclista, dal ciclista urbano a quello sportivo abituato ad andare a cannone sulle superstrade, al cicloturista, tutti. È un giorno dedicato al svago, al relax e alla passeggiata, perché è una ciclopasseggiata più che una cicloturistica. Ho convinto la Simo perché era un po' che non usavamo le nostre biciclette, la mia era ferma sui rulli e ho anche già disdetto l'abbonamento di Swift, perché, come vi ho detto forse nei video dei giri in camper, eravamo tutti e due accecati, io con la schiena bloccata, sono ancora sotto cure dell'osteopata e la Simo con una costola incrinata, quindi oggi è il primo test in giro per le strade in bicicletta. C'è un bel sole e si va. Piazza Paiata sarà fornito un piatto di panizza offerto dal Velo Club Vercelli in collaborazione con il comitato Vecchia Porta Casale, condotto da Guido Maiolli. E ovviamente noi siamo venuti per Ringraziamo la panissa, eh. Luca che si ospitano nel cortile del ristorante Il Lago degli Alici, Tu sei venuto dove per la sarà panissa o per effettuata la pedalare? sosta ristoro. Siamo partiti puntualissimi alle 9, siamo tantissimi, siamo su, occupiamo praticamente tutta la strada, Simo. Buongiorno signorina. Buongiorno. Siamo quasi indecisi se fermarci qui sull'autopista. Simo, cosa ne dici? Vuoi andare No, perché è sull'autopista? spenta. Cos'è il posto dei malati? Cos'è qua? Adesso ho appena fatto la foto anche noi. Li abbiamo messi tutti e tre Tutti seduti. quanti assieme. Come va, Ciano? Siamo arrivati al laghetto di Casarrosso, che è qua alle nostre spalle, merendina offerta dal Velo Club, e poi si riparte ultimi 6-7 km. Non è capace neanche a mangiare, è talmente stanca. Sei stanca? No. Va bene, e allora continuiamo. È vuota. Ti aspettavi la marmellata? Marmellata costa un sacco di soldi, sai? Ok, eh.
brioche l'abbiamo mangiata, adesso vogliamo un caffè, ma con 500 e passa partecipanti c'è una coda infinita, ci siamo quasi, ma forse al posto del caffè prendiamo il panino col peperone e la bagna cauda. Forse non è il caso, però quando arriveremo in piazza Baglietta ci sarà la panissa. Eccola Simo che affronta la durissima salita del cavalcavia. Allora, superato da dei bambini. Questo è schiavismo, la Simo si rilassa sulla panchina e io devo andare a ritirare la panissa e c'è una coda infinita, siamo più di 500 come vi ho ben detto prima, vado a vedere, guardate, là è tutta coda, fino in fondo, game on. More moments later. Molto bene ragazzi, stiamo tornando a casa e niente, giornata piacevole. L'unica cosa poco piacevole è stata la coda per la panissa, lunghissima, però alla fine si è riuscita a prenderla, ci è saziati, ma ci ha soddisfatto. E la premiazione, siamo troppo sfortunati, puntavamo almeno a una bottiglia di vino, quella di Ruth, se quella per casa della Jessica, ma niente, non abbiamo vinto niente. Non dico la bici come primo premio, ma che ne so, una magliettina, un cappellino, niente di niente. Comunque, mi sto facendo la chiusura col telefono, perché da bravo scemo, ieri ho caricato tutte le batterie di scorta dell'Action Cam e le ho lasciate a casa. Ad ogni modo, niente, 28 km totali, 24 del giro per andare a casa e andarsi per la birretta, finito il giro della versione di pedale. Com'è stata? Bella. Divertita? Fatica? Va bene, quindi adesso casa, mangiamo qualcosina, hai fame? Va bene, andiamo a casa e al prossimo video.